tutti. Qui ho tre porcini, praticamente li ho raccolti ieri. Siccome ho un microscopio USB che tanto tempo non lo uso, mi è venuto in mente di sezionarli e vedere, osservare la struttura interna e anche esterna del porcino. Ora li faccio a fettine e poi gli diamo un'occhiata, vediamo insieme come sono fatti. Ecco, iniziamo da questo qua più piccolino e poi andiamo avanti, diciamo, con questo. Alla fine questo qua che è più, un pochettino più sviluppato degli altri. Questo qua è il primo pezzettino. Non è che si vede poi tanto. Ecco, passiamo ad un altro pezzo. Questa qua è la parte del gambo, si nota una struttura, sembrano fiocchi di cotone. E passiamo ora alla parte diciamo, del cappello. Qui siamo sulla parte del cappello, si vede la microterra. Terreno. Passiamo su un altro pezzo. Poi lo giriamo verso la spugna, vediamo com'è composta. Ecco, così si vede com'è composta la parte bianca interna. Ha una struttura tipo tuboli. Ora diamo un'osservata al gambo, praticamente sempre quella struttura. Questa è la parte interna. Vediamo questo qui cappello, si notano delle piccole escrescenze. La tonalità del colore. Guardate che struttura particolare che ha, come se fossero tante squame una sull'altra. Ecco, ora andiamo a osservare questa parte qua, che è di questo fungo più maturo, e
vediamo. E poi alla fine tagliamo questo qui che è più sviluppato. C'è una staccatura che occhio nudo non si nota. Questa è la parte bianca. Questa è la parte del gambo. Sembra fiocchi di cotone, ma qua siamo di nuovo sulla parte spugnosa. Osserviamo da sotto, vediamo come sono ste, mettiamo a fuoco, ecco, la spugna si presenta come dei piccoli pori, porosità. Ok, finiamo qua. E con questo video improvvisato così stasera vi faccio tanti saluti, vi ringrazio a tutti per belle soddisfazioni, diciamo, che sto avendo su questo canale. Vi auguro una buona serata e grazie ancora.